Lo so, non ve lo aspettavate, neanche io in realtà. Per i veterani di questo canale, si ricorderanno che 2 anni fa provai a fare dorayaki. Mi vennero una schifezza indecente. Oggi ho deciso di rimettermi alla prova con qualcosa che almeno sulla carta dovrebbe essere un po' più semplice: la focaccia. Quindi, senza ulteriore indugio, iniziamo. Allora, come vedete, ho già preparato gli ingredienti, ve li metterò a schermo adesso. Fate conto che comunque per le dosi ho cercato di seguire il più possibile la bilancia, però tipo, insomma, a volte farò un po' quel cazzo che mi pare. In una bacinella metto la farina, che è questa, un po' d'acqua, lievito e inizio a mescolare. Per il lievito ho bisogno di 10 grammi, ma queste bustine sono da 7 grammi l'una. Quindi ero indeciso se usarne una e mezza, le uso tutte e due, alla fine ho deciso niente lievito. Usiamone una e mezza. Ok, sto continuando a mescolare per bene la farina con il lievito e l'acqua, adesso ne aggiungo un altro po'. Allora, io probabilmente ho già sbagliato qualcosa perché è molto friabile, quindi non so se devo continuare a lavorarla e ignorare il problema oppure se effettivamente ho sbagliato qualcosa, anche se ho già paura. Io odio questa ciotola perché continua. E adesso la lavoriamo. Allora, in teoria adesso ho abbastanza struttura e dovremmo mettere l'olio. Non ha assolutamente questa forma nel video tutorial, ma noi andiamo fiduciosi, cosa vi devo dire? Io sento già le urla di chi sa fare la focaccia che mi guarda impastare perché io non so impastare. Comunque, è la prima volta che provo a farla, quindi non rompete i coglioni. Lo lasciamo riposare 20 minuti a partire da adesso, quindi ci vediamo tra 20 minuti. Ok, sono passati 20 minuti. Ho paura ad alzare. Ok. Pensavo peggio. La mettiamo a lievitare al raddoppio per 1 ora e mezza/2 ore. Bene, sono passate 2 ore, nel frattempo qui è diventata mezzanotte per via della stagione. Adesso dobbiamo prendere i nostri panetti, vedere se hanno fatto la lievitazione come si deve. Spero di sì, perché altrimenti mi metto a piangere. Allora, intanto ho preso anche questo mattarello, adesso stendiamo il panetto e se mio fratello non mi mette a fuoco di nuovo, stendo anche lui. Sono bravissimo in questo. Ci vediamo quando il panetto è pronto. Ho sbagliato qualcosa perché più che un rettangolo da teglia sembra una pizza deforme. Allora, non nego che sono abbastanza preoccupato perché in confronto a quello che si vedeva nel video ricetta, la mia è molto più sottile, eppure l'ho fatta lievitare allo stesso tempo. Però, ascoltate, è la prima volta, vediamo come va. Mettiamo l'olio nella teglia, ok, e prendiamo la nostra focaccia circa, la nostra pseudo focaccia, e infatti è troppo grande, madonna. No, non so come risolvere sta cosa, adesso ci penso. Io ho fatto un bordello, cioè ho proprio sbagliato tutto, mi sto scoraggiando. Cioè, mi vergogno. Ci provo, ma ci sono diverse emozioni che sto provando in questo momento. Il primo è vergogna. Sotto il video ricetta, sempre lo stesso, ho letto dei commenti di gente che ha provato a farla e tutti che dicevano: "Oh, grazie per questa ricetta semplicissima, mi è venuta una bomba, fantastica." E poi il primissimo è un commento fatto da un undicenne. Cosa ho scritto? "Io ho 11 anni, l'ho fatta in casa e mi è venuta benissimo." Vaffanculo. Passa pure. Tanto non c'è niente di bello qui dentro. Abbiamo messo a lievitare per un'altra ora il nostro aborto e ce la metterò tutta. Stai zitto tu. Lo sapete che forma ha la merda?
Lo so, ho sbagliato qualcosa, eppure vi giuro che ho seguito la ricetta alla lettera. Ma evidentemente sono analfabeta. Dopo qualche minuto di riflessione sono giunto alla conclusione che da questo momento in poi me ne sbatterò altamente dell'estetica di questa focaccia, e il mio obiettivo non è più fare una buona focaccia e non uccidere nessuno che abbia il coraggio di assaggiarla. È ora di tirare fuori lo scempio e preparare la salamoia. Il video è finito. Prepariamo la salsa, che quella è impossibile sbagliarla, va. E adesso dobbiamo farla riposare per 30 minuti, mentre io invece penserò a quello che ho fatto a questa povera focaccia. Cuociamola. 250 gradi, 15 minuti. Adesso dobbiamo comunque far scaldare il forno, quindi tempo 20-25 minuti e... ed eccoci qui alla fine di questo viaggio. Tra poco scopriremo se l'unica cosa buona era la volontà oppure no. Non è elegante, però allora, perlomeno possiamo dire che non ho cannato la cottura, almeno. Assaggiamo. Al contrario. Bene amici, il video di oggi finisce qui. Come potete vedere la focaccia è splendida e adesso è arrivato il momento dell'assaggio. Buonissima, sono troppo bravo. Alla fine si tratta solo di prendere la macchina. Andare a Liberal e comprarne una. Benissimo, qui dalla cucina di Leonardo è tutto, la focaccia era squisita. Se volete riprovare la mia ricetta, provateci pure. Niente, ciao!